Grande paura per l'onorevole Felice Maurizio Detto, che è coinvolto in un incidente nei pressi di Chiusi in Autosole. Tanta paura, per fortuna, però non ci sono state gravi conseguenze. No, no, per fortuna, vi ringrazio della chiamata, per fortuna no. Un po' di spavento, ma l'ho superato subito, ma poteva andare peggio perché insomma è stato un brutto incidente. E ora sono le conseguenze di questi post-incidenti, sono in ospedale, fare un po' di controlli, sotto osservazione, niente di particolare, sto bene, Solo qualche bene via. contusione. Sì, piccole contusioni, la macchina si è comportata bene anche se è distrutta, però mi è andata bene, è andata bene. Stava andando a Roma in Parlamento per l'inizio della settimana. Sì, avevamo presentato le liste a Terranova Bracciolini di Mario Ghezzi, il Centrodestra Unito, e poi stavo partendo per andare, dovevo andare in macchina perché nel pomeriggio la mozione sulla manovra finanziaria correttiva e sul DEF, su un'eventuale da noi proposta come Forza Italia, la dovevo illustrare io come membro della Commissione Bilancio, quindi andavo tranquillamente, avevo tutto il tempo per arrivare. Però si vede che doveva discuterla qualcun altro, ha discusso un altro mio collega. Questo qui. Quindi l'incidente è avvenuto dove c'è un restringimento e è arrivata un'auto là dietro. Cos'è successo? Sì, c'è un restringimento per dei lavori in corso, ma molto ben segnalato. Cioè, io avevo un camion davanti, incidenti classici. E io mi sono spostato insieme a quest'altro camion nella corsa corsia e andavamo tranquillamente. Probabilmente la macchina che aveva dietro non ha calcolato bene le distanze, teneva una velocità più alta e mi ha preso in pieno, da dietro, facendomi ruotare più volte, andando a finire sui Jersey. E questo ha determinato che la macchina si è distrutta. Alza. No, più che altro è lo spavento iniziale, però poi insomma Certo. si supera. Ora alzando nato e poi il Parlamento che aspetta. No, sì, se ce la faccio domani in giornata riparto, anche perché abbiamo votazioni importanti domani, se no vediamo come mi sento. Ora, come in questi casi uno se lo sente dopo il colpo che ha preso, vediamo domani eventualmente, però penso che non c'è nessun problema, sto benissimo, non ci saranno elezioni supplettive, è così.